Questo è l'Alto Garda e questo è Dosso Merlo. Come vedete la vista è stupenda, ma lo era anche dal punto di vista militare. Attraverso un egliografo si poteva comunicare a 50 km di distanza. Questo anche per dare informazioni sugli obiettivi, perché qui attorno bisogna raccontare della storia di vulcano è vulcano, non certamente la cima di un monte, ma è un grande obice da 305-17 che veniva puntato e soprattutto messo in funzione tutte le volte che si individuava un obiettivo contro le linee austro-ungariche. Eh, francamente mi viene da dire che è anche lo si può definire un, un caso di, di fortuna archeologica che durante la, la messa in luce del, della, di questa grande piazzola che vedete qui è affiorato eh, proprio l'identificativo di che cos'è questo luogo. È, una, è una, un graffito, un epigrafe che nomina il, la postazione di un obice da 305 con tanto di soprannome vulcano. Appartenente alla batteria 910 e data di messa in batteria 21 marzo 1916. Praticamente abbiamo risolto eh, tutte le problematiche identificative. questa epigrafe ci racconta tutto. Ci racconta di una grande postazione di un obice, appunto del 305, che per le caratteristiche che vediamo qui era un obice montato su una, un particolare affusto, un affusto modello dal progettista modello Garrone, visibile anche qua nel pannello dell'allestimento. Che funzionava a rotazione, a rotazione completa, poteva ruotare di tre, a 360 gradi. Chiaramente eh, la piazzola è relativa a un pezzo d'artiglieria che aveva nei suoi obiettivi la testata del lago di Garda, quindi verso nord, il campo trincerato di riva del Garda e le infrastrutture militari austro-ungariche limitrofe. Proprio per questo, per identificare questo aspetto, si vede qui ancora ben visibile, e le tacche della cosiddetta ghiera di brandeggio. Il, questo, questo obice aveva una capacità, di tiro più, diciamo, una capacità massima di tiro di 17 km e questo brandeggio che va più o meno dai 56 ⁇ ai 72 ⁇ identifica il suo arco di lavoro di interesse. Diciamo che tra gli obiettivi principali erano in modo particolare le, le infrastrutture corazzate delle difese del ponale, quindi appena sopra riva del Garda, sulla dorsale che va alla rocchetta, che distano circa 12 km in linea d'aria da qui, quindi all'interno della capacità operativa del, del pezzo d'artiglieria. Ma Vulcano lavorava da solo o aveva eh, dei compagni d'armi? aveva dei compagni d'arme, in modo particolare lavorava con un altro 305, in questo caso un cannone, un cannone che ha tutta una sua storia, un, che mh, era stato messo in batteria molto vicino alla riva del lago, e a punta Campagnola, e questo cannone era stato praticamente smontato da una nave da battaglia, mh, tipo Corazzata Cavour, era un, 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 lo stesso calibro, un 305, montato quindi su una postazione terrestre, un'artiglieria una, un di marina che viene trasportata a terra e, e diciamo che per un, per un anno e mezzo questi due grossi pezzi di artiglieria hanno lavorato in coppia. E ne, entrambi non erano ignoti all'osservazione nemica che più volte con tiri di controbatteria ha cercato, ha cercato di colpirli, di centrarli. Infatti, in modo particolare, e questo è il caso di Vulcano, quando abbiamo lavorato qui per, il, per la messa in luce della struttura, che era effettivamente molto poco visibile, attorno abbiamo trovato diverse schegge da esplosione di, grosso, di, un, di, di grossi, grosse granate d'artiglieria, probabilmente un 305, che a sua volta montato su Obice, anche in questo caso, eh, sparava dall'entroterra dall di Nago in questa direzione. Possiamo dire che queste sono tra le trincee più panoramiche della Grande Guerra. Sì, siamo sul caposaldo di Dosso Merlo, a circa 300 metri di quota, e questa è la trincea perimetrale che cingeva tutto il caposaldo. E la cosa interessante di questi luoghi è che nel corso della storia hanno quasi raccontato sempre, hanno, hanno fatto sempre la stessa parte, ovvero questo è sempre stato un luogo di confine. Questo confine era un confine di Stato originariamente, da una parte il Regno d'Italia, dall'altra l'impero austro-ungarico, quindi con tutto un tema legato all'impossibilità all di percorrere determinati luoghi. Dal punto di vista orografico è anche il luogo di confine perché siamo sulla grande spaccatura che divide in due parti Baldo Veronese e da Baldo Trentino. Il paesaggio della Grande Guerra, eh, che chiaramente ha sfruttato queste particolarità orografiche e di tutto questo sistema, Dosso Merlo è diventato un grande, un grande osservatore. Il tema del confine, che chiaramente da una parte divide, dall'altra parte però unisce. Ecco quindi che eh, il tema del recupero del sistema di paesaggio della Grande Guerra non poteva essere un intervento fino a se stesso, ma necessariamente ha investito o ha interessato tutta la pluralità del paesaggio eh, di questo luogo. Quindi eh, possiamo dire che eh, ribaltando un po' il significato o meglio l'originaria funzione eh, del sistema della Grande Guerra che era il sistema più distruttivo per eccellenza, qui in questo luogo dove appunto questo territorio esercita questa grande funzione di osservazione diventa dopo cento anni Passa a essere dal sistema più distruttivo a quello più connettivo, perché chiaramente attraverso il recupero del sistema storico della prima guerra mondiale è stato possibile in realtà rimettere in gioco tutti i vari livelli della lettura del paesaggio propri di questo settore, di luogo e di territorio. Quindi, diciamo, dalla distruzione, che per antonomasia associamo alla Grande Guerra, alla riconciliazione, ovviamente non è una riconciliazione ecumenica, ma è una riconciliazione del paesaggio. E da questa parte andiamo verso questo basamento della, di una teleferica, una delle due teleferiche presenti sul territorio del comune di Malcesine. Questa fu la, la prima a essere costruita e collegava Navene con la parte occidentale del Monte Altissimo. Della teleferica rimane tutto il basamento e che si può vedere ancora un po' nella sua interezza, e questa come vi dicevo era la stazione intermedia, sopra c'era una costruzione in legno e che da questa parte arrivava il primo tratto, quindi partiva proprio dove abbiamo la sede degli Alpini, a Navene, arrivava in questa zona qua e poi da qua proseguiva e il secondo tratto arrivava in una valle proprio qui di fronte a noi. Eh, un dosso in particolare, questo qua di fronte che si chiama dosso spirano. Da lì poi proseguiva per un altro tratto, arrivava ancora più in alto, più o meno dove possiamo vedere eh, degli abeti, c'è cioè una piccola macchia di abeti, quella zona là è la zona del, di Redecola dove aveva sede per un periodo anche un piccolo ospedale avanzato militare. Su questo pannello possiamo vedere uno degli arrivi della teleferica. E questo è il Dosso Spirano, qui c'erano un una grossa serie di, di baracche che ospitava diversi soldati e vediamo l'arrivo della teleferica che è indicato in questo piccolo riquadro e da qui poi proseguiva per un altro tratto e andava avanti appunto fino a Rede Cola con i volontari del, del gruppo locale degli Alpini di cui faccio parte Abbiamo iniziato a collaborare al progetto sin dall'inizio e uno dei lavori che ci ha visto proprio all'opera è questo, è quello di recuperare questo sito. E qui era completamente coperto dalla terra, si intravedevano solo alcune, alcune piccole macchie di cemento, ma poca cosa e soprattutto come si può vedere c'erano anche c'era la presenza di vegetazione. E abbiamo impiegato qui una giornata con circa 10 volontari. Quanti metri di trincea sono stati recuperati? Allora, la, la trincea perimetrale è lunga complessivamente 130 metri, di questi i primi 27 metri, quelli che partono proprio dalla strada militare, sono stati oggetto di questo importante, importante lavoro di recupero. Qui siamo all'interno del, del, del posto d'osservazione che strategicamente l'esercito ha pensato di collocare sulla cuspide planimetrica della, della trincea e in questo caso... Chiaramente anche qui l'intervento di recupero e valorizzazione ha inteso oltre al recupero e al consolidamento delle murature far parlare questo manufatto, ma non chiaramente farlo parlare eh, diciamo con una voce impropria, ma cercare di farlo parlare con la propria voce. E in questo caso vediamo che in l'installazione didattica Consiste in tre grandi mirini che evocano uh, quelle che potevano essere tre delle direzionalità di controllo operate da questo osservatorio: per cui le provenienze dal lago, il casello di, di confine e la strada militare che conduceva verso Dosso Spirano. Siamo effettivamente eh, sugli osservatori sommitali del caposaldo di Dosso Merlo, che sono formati da due zone eh, collegate da una, da una trincea. Siamo, noi adesso stiamo, siamo sulla zona che controllava il, il lago, quindi in direzione nord-ovest. Dietro di noi, a pochi metri di distanza, l'altra parte di osservatorio, puntata in direzione est, teneva bene o male sotto controllo le eventuali provenienze dalla linea del fronte. Um, L'intervento qua ha riguardato il recupero e il consolidamento delle strutture esistenti, e in particolare, si è inteso eh, evocare l'originaria funzione di questi manufatti attraverso le installazioni didattiche. In questo caso. Eh, noi vediamo una, una riproduzione, una rilettura dell'eliografo. Questo sistema di comunicazione ottica che da Merlo comunicava eh, con il, il comando delle artiglierie posizionato a limone. In questo caso un, un mirino superiore inquadra il luogo fisico abbassando lo sguardo si intravede nel pannello, nel pannello didattico la descrizione storica di quella che era la sua originaria funzione. Tutto quanto, come sempre, eh, cercando di fare in modo che anche il pubblico più giovane possa fruire di queste installazioni, in questo caso vediamo un rialzo che permette chiaramente al, al pubblico giovane di andare ad inquadrare eh, i luoghi dai, dai, dai mirini. Qui si può vedere un pezzo della copertura è rimasto. Ecco, quindi la tipologia erano blindate, eh, avevano cemento armato e sopra. Eh, esatto, quindi veniva a volta così, copriva qui davanti e qui c'erano le feritoie e da qui controllavano il lago. Ne vediamo adesso un, un tratto qui, ovviamente la vegetazione adesso impedisce un po' la visuale, ma controllavano tutte le derivanze da nord, quindi da riva del Garda da torbole, quindi possibili sbarchi. Si parlava di archeologia del paesaggio e qui effettivamente abbiamo un buon esempio. Il, il lavoro che vedremo tra poco eh, nasce dalla, dal ritrovamento fortuito di questa vecchia planimetria originale del tempo, eh, che riproduce il, appunto in scala planimetricamente la postazione della batteria 908, una batteria della Regia Marina per due pezzi antiaerei da 57-43, posti a difesa a questo punto dell'osservatorio che abbiamo che abbiamo introdotto poco anzi, e, tanto che, e qua appunto si sovrappongono le due cose, inizialmente proprio per la questione del deposito detritico che si era formato al di sopra, la fitta vegetazione, le strutture che vedremo fra poco dell'osservatorio blindato erano state inizialmente scambiate per le strutture pertinenti invece a questa postazione. Quello che vedete parla da solo, l'osservatorio infatti l'hanno posizionato qui perché abbiamo una visione a dir poco completa della testata del lago, soprattutto su lo sperone di Montebrione, Brione, che, eh, sul quale sapevano esserci eh, fortificazioni strutturate austro che tutto il campo trincerato, la costa che sale verso il cima della rocchetta e il Ponale. Immaginatevi. E la blindatura arrivava sicuramente fino a questa posizione sopra la mia testa, questa era la feritoia di osservazione, il piano in cui mi muovo era più o meno il piano in cui venivano posizionati i telemetri o i canocchiali per l'osservazione e, e l'assenza la, la, della, bl della blindatura in questo caso viene raccontata anche dalla ricollocazione di queste putrelle d'acciaio che sono state Diciamo così, il motivo per il quale la, il tetto dell'osservatorio dell nel dopoguerra è stato smantellato, il recupero ferroso tipico delle attività dell'immediato dopoguerra fatto dal, dalla popolazione locale, ma non solo, anche per il recupero di materiali, di materiali importanti per il loro reimpiego. L'osservazione, come vi dicevo, va direttamente sulle postazioni austro-ungariche della testata del lago un'osservazione a parte anche del lago, un osservatorio in posizione diciamo così panoramicamente splendida e che ha ricevuto nel, nel corso del 1917 anche la visita del, del raditale Vittorio Emanuele III. Chiaramente ci sono, ci sono poi eh, vari, eh, varie attività che ovviamente eh, rivestono, rivestono un po' la montagna. Salendo lungo il percorso è stato identificato uno dei tovi per l'esbosco del legname, ecco che quello eh, era una delle attività prevalente di questi luoghi, chiaramente prima e, e dopo la guerra. Allo stesso modo è stata identificata l'antica viabilità che metteva in comunicazione la zona del lago con diciamo, i territori oltre confine. In questo caso il, il pannello descrive il controllo del lago e qua sono state affiancate due immagini, un'immagine del 1739 e un'immagine del 1918. E qui si avvalora la tesi secondo la quale, appunto, Merlo è sempre stato un grande osservatore. Infatti, se noi guardiamo questa prima immagine, da che qua del, 700, del 1739 si dipartono tutta una serie di linee rosse che sono le linee. Uh, del, che, che, la, che la barca di controllo doveva, doveva operare di notte per evitare il contrabbando. Che era di legno? di, sì. legne, di legname. Che era principalmente di legname. Se noi andiamo nell'immagine del, del 1918, vediamo invece tutta una serie di fasci che sono in realtà i fasci di un proiettore, ma la funzione è identica, sono passati 250 anni. E lago è sempre Il lago è sempre là. Il lago è sempre là.